Ragazze, allora, in questo nuovo video vorrei realizzare con voi questo modulino qui. Molto semplice, con pochissimo materiale. Allora, in realtà stamattina nei vari social, nei vari gruppi, avevo postato un video con questo orecchino e un altro modulino e ho chiesto a voi quale poteva interessarvi. In realtà siete state poco reattive, probabilmente avevate tutte un po' da fare e quindi alla fine ho deciso comunque io di fare farvi il tutorial di questo modulino, visto che mancava il gemello e nulla. Probabilmente però farò anche l'altro. Aspetterò i vostri commenti sul video che ho postato su Facebook. E niente, allora, il materiale necessario per realizzare questo modulino sono, allora, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Allora, Rokai 110 della Miyuki, perle da 4 mm, due colorazioni di Super Duo. Io sto utilizzando queste che sono le Chalk White Champagne Luster, queste qua color crema, e poi sto utilizzando le Black Diamond AB, molto carino, però non è facile sinceramente da abbinare, bisogna proprio beccarla. Io non so se qui ci ho azzeccato, però beh, ci ho provato. In qualche modo dovevo utilizzare queste Super Duo. E poi Rokai 80. Io sto utilizzando sia per quanto riguarda le Rokai 80 che le Rokai 110, quelle della Miyuki. E poi abbiamo bisogno naturalmente di anellino e monachella. Ago e filo. Ah, per quanto riguarda il filo, io utilizzo, visto che stamattina su Facebook si discuteva di quale filo utilizzare, io personalmente utilizzo questo filo che acquisto da Decathlon, sono 250 metri, è un filo di nylon monofilamento da 0,18 e devo dire che fino adesso mi sono trovata sempre molto bene. Poi chiaramente, come dicevo anche sui social, dipende dalla mano. Io ho provato il Naimo, il Silon, 1G, Miyuki, il Fireline. Sinceramente, quando ho iniziato ad utilizzare il filo di nylon monofilamento, ho notato che comunque le mie creazioni risultano molto più rigide e non si rompono così facilmente come potrebbe succedere con un Miyuki. Ma questa è la mia personale opinione, naturalmente non è per tutte così. Comunque, cominciamo con il tutorial. Allora, il primo passaggio da fare è quello di inserire sul nostro filo 8 perle da 4 mm alternate a 8 rocai 80 e fuoriuscire da una DS, quindi da una rocaie 80. Vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco. Spero vediate bene. Allora, uscendo da un 8-0, prendiamo altre 3 rocaiotto, 1, 2, 3, ecco qua, e rientriamo nuovamente all'interno della 8, della perla successiva e della 8-0 ancora dopo. Quindi su ogni 8-0 dobbiamo formare questo picot di 3-8-0 e facciamolo per tutto il giro. Ecco qua. Prossimo passaggio da fare, dovete fare attenzione. Allora, noi fuoriusciamo da una 8-0 laterale, quindi il filo va da sotto a sopra. Guardate, esce da qui. Quindi prendiamo due super duo della prima colorazione, quella che preferite. Io in particolare prendo questa qua, il color, come si chiama questa colorazione? Le Diamond AB. Quindi, fuoriuscendo dalla 8-0 laterale, prendiamo le due super duo e ci infiliamo da sopra verso sotto alla 8-0 successiva.
Tiriamo bene il nostro filo. Vedete come si posizionano le Super 2? Adesso noi stiamo uscendo da questa 8-0, dall'alto verso il basso. E adesso passiamo nella 8-0 laterale direttamente qui. Quindi usciamo da qui verso il basso e rientriamo nella 8 successiva verso l'alto. Ve lo faccio vedere di nuovo. Prendiamo due super 2. Noi stiamo uscendo da questa 8-0. Prendiamo le due super 2 e ci infiliamo nella 8-0 dall'alto verso il basso successiva. Ecco qui che le due super 2 si posizionano. Dopodiché passiamo nella 8-0 laterale dal basso verso l'alto. Non è difficile, dovete fare soltanto attenzione. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroveremo. Abbiamo fatto un tipo di infilata diversa dal solito. Allora, adesso dobbiamo fuoriuscire da una super 2 della coppia. Inseriamo una rocaia 11-0. Usciamo sempre dal foro basso, eh? Dal foro basso delle due super 2. Allora, prendiamo una 11-0 e ci infiliamo nella rocaia 8-0 di punta. Un'altra 11-0 e ci infiliamo nelle due super 2 successive nel foro basso. Ecco qua, vedete come si posizionano perfettamente le rocaie. Se utilizzate delle Toho, vi consiglio in questo caso invece di inserire delle 11-0, inserite delle 15-0, visto che le 8-0 della Toho sono molto più grandi. Quindi vi consiglio di utilizzare delle perline più piccole, altrimenti il lavoro tende ad arricciarsi. Andate avanti così per tutto il giro. Allora, ecco come ci ritroviamo alla fine del giro. Fuoriusciamo dal foro alto di una super 2, in particolare nello spazio tra la coppia. Allora, in questo spazietto noi metteremo una 11-0 e fuoriusciamo dal foro alto della super 2 successiva. In questi due spazietti, quindi, invece andremo a mettere delle super 2. In particolare prendiamo una super 2 della seconda colorazione e ci infiliamo nella 8-0. Un'altra super 2 e ci infiliamo nel foro alto della super 2 successiva. Non vi preoccupate se le super 2 risultano così in maniera disordinata. Nel passaggio successivo tutto si sistemerà normalmente. Come vedete, alla fine della lavorazione le due super 2 color panna si sistemano perfettamente. Quindi non vi preoccupate se in questo giro risultano abbastanza sbilenche. Quindi, tra le due super 2 color Diamond AB mettiamo una rocaia 11-0. Invece in questo spazio dobbiamo mettere un 2 super 2, quindi prendere una super 2 ed entrare nella 8-0, fuoriuscire dalla 8-0, un'altra super 2 ed entriamo nel foro alto della super 2 successiva. E facciamo questi tre passaggi per tutto il giro. Allora, ecco qua come ci ritroviamo alla fine del giro. Come vedete il lavoro è abbastanza sbilenco perché le super 2 non si sono sistemate, però adesso noi con questo giro già andiamo a sistemarle meglio. Allora, fuoriusciamo dalla 11-0 che si trova tra le due super 2. Inseriamo sul lago 3 rocaie 11-0 e ci inseriamo nel foro alto delle due super 2 successive, quelle della seconda colorazione. Vedete che già si sistema. Prendete altre 3 rocaie 11-0,
e vi inserite nella rocaia 11.0 che si trova tra le due Super Duo. E dovete fare questi due passaggi per tutto il giro. Bene, l'ultimo passaggio da fare è quello di costruire questa parte qua, dove andremo ad attaccare il perno, la nostra monachella. Quindi fuoriusciamo dalle tre rocaie 11.0 che si trovano prima della Super Duo. Inseriamo sul nostro filo 4 rocaie 11.0, una perla da 4 mm. E 3 rocaie, allora una 11.0, una 8.0 e un'altra 11.0, e ci inseriamo nuovamente all'interno della perla, solo della perla. Ecco qua, e si andrà a formare questo picot. Dove io personalmente sono andata ad infilare direttamente l'anellino per la monachella. Fuoriusciti dalla perla, inseriamo 4 rocaie 11.0 e mi inserisco nelle rocaie 11.0 che si trovano dopo. Ecco qua, vedete come si sistema? Adesso, per rendere il lavoro ancora più piatto, io cosa faccio? Ripasso all'interno delle 11.0, quindi di tutta la lavorazione, passo all'interno di tutta la lavorazione e nelle perline qua 11.0 passo all'interno delle 3 e delle 3 senza passare nella rocaille di base. Quindi vi faccio vedere. Allora, io adesso sto uscendo da qui. Ecco, esco da questa perlina, non passo nella perlina sotto, ma passo direttamente nelle tre successive, in modo da stabilizzare ulteriormente, da renderlo più piatto. Passo nelle due super duo, poi ripasso nelle 6 rocaie senza passare in quella centrale sottostante. Guardate, in questa maniera qua, e lo faccio per tutto il giro. Allora, ecco qua che i nostri orecchini sono pronti. Sono molto leggeri e pochissimi materiali. E niente, ho utilizzato questi colori neutri, ma probabilmente ne farò subito un altro con colori un po' più sgargianti. Vediamo un azzurro, un giallo, vedremo qualcosa di molto più estivo, perché così risulta un po' più elegante come in base a questa colorazione. E niente ragazzi, spero che il tutorial sia stato chiaro, che il modulino vi piaccia. Se ne fate, mi mandate la foto, me la mostrate, così io posso postarla sulla mia pagina Facebook. E niente ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao.